Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Susanna Tamaro, Il vento soffia dove vuole, Edizioni Solferino. Con questo libro la Tamaro ritorna ad affrontare temi a lei molto cari, temi affrontati nel libro che nel 1994 l'ha consacrata autrice a tutto tondo nel panorama nazionale, ossia Va dove ti porta il cuore. In questo libro, la storia riguarda la famiglia di Chiara. Chiara è una donna alle soglie dei 60 anni che decide volontariamente nei giorni che seguono le festività natalizie di restare da sola nella casa di famiglia in montagna. I suoi parenti accettano con perplessità questa sua richiesta, ma alla fine la sua determinazione, la sua serenità fanno sì che il marito Davide, il piccolo Elia e le due figlie, Aliscia e Ginevra, seguano i loro programmi. In questo periodo, quindi in questi 10 giorni, Chiara ha la possibilità di ritrovare se stessa, o meglio di ripercorrere quella che è stata la sua esistenza e di riconnettersi con il proprio mondo interiore. Lo fa trascrivendo 3 lettere destinate alle due figlie, di cui una adottiva, la dolcissima Alicia di origini indiane, la combattiva Ginevra e la sua roccaforte, il marito Davide. Elia, il piccolo di casa, è appunto troppo piccolo per poter essere destinatario di una lettera, ma leggerà sicuramente, quando sarà giunto il momento opportuno, quella del padre, quella destinata al padre. In queste lettere, Chiara ripercorre la propria vita, quella prima di loro, prima delle figlie, prima di Davide, e quella invece percorsa, tracciata con la loro presenza. È un modo per ritrovarsi, è un modo per coccolarsi. E alla fine il lettore si immerge in questa campagna, in questo silenzio, in questo habitat che chi conosce la biografia della Tamaro sa esserle perfettamente congeniale, il mondo della natura, quello dove c'è il mondo animale, quello dei fiori, delle piante che la fanno da padrona, ma anche quello del silenzio, quello dove si è distanti dal quotidiano, dai rumori del quotidiano, da una società che inevitabilmente ci porta su un sentiero che definisce della modernità, ma che d'altra parte ci impone un ritmo a volte davvero stressante. Un libro che merita di essere letto perché in un certo qual modo ci riconnette con il nostro mondo interiore, ci consente di rivalutare attraverso i ricordi della stessa Chiara e anche le considerazioni sul quotidiano, sul passato, anche aspetti del nostro quotidiano, della nostra esistenza. Un libro quindi di pacificazione, un libro che ci introduce in un mood dove il rumore, il chiasso, la confusione sono sicuramente distanti, lontani e a volte si ha bisogno anche di questo. Per cui consiglio la lettura del libro di Susanna Tamaro, Il vento soffia dove vuole, perché la vita va dove vuole. Edizioni Solferino. Alla prossima.